Vuoi sentir dire ora, però. Giuramelo! Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. What's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare finalmente di The Last of Us 2. Per chi infatti ci ha seguito ieri sera in live con lo State of Play di PlayStation, è stato annunciato finalmente una data ufficiale per l'uscita di The Last of Us 2, che uscirà appunto il 21 febbraio 2020. Piccola parentesi, il mio compleanno è il 20 febbraio, quindi ovviamente questo è stato fatto apposta. In questo video quindi andremo in una prima parte a vedere quali saranno le edizioni che potremo acquistare del gioco, per poi parlare della trama e delle supposizioni che appunto abbiamo fatto. Prima di iniziare vi ricordo che all'uscita del gioco ovviamente faremo la serie sul canale e che il mio progetto sarebbe quello di rigiocare il primo capitolo in live su Twitch un mesetto prima. Detto questo, procediamo. Iniziando subito con le edizioni che potremo acquistare, queste saranno 4 oltre all'edizione standard, che di base costerà 74,99€. Purtroppo non abbiamo un prezzo per le altre edizioni, ma solamente di quella standard. Partendo dalla Special Edition, questa, oltre ovviamente al gioco, conterrà una steelbook, un artbook di 48 pagine e dei bonus digitali, tra cui un tema animato e 6 avatar per PS4. Passiamo poi alla Digital Deluxe Edition, che è esclusiva per il PS Store e includerà solamente il gioco in formato digitale, l'artbook delle 48 pagine sempre in formato digitale, più i contenuti digitali, quindi 6 avatar e il tema. Iniziamo a fare le cose in grande con l'edizione che penso comprerò io, ovvero la Collector Edition, che conterrà il gioco all'interno dello steelbook, una statua di Ellie che suona la chitarra ad un'altezza di 30 cm, quindi una statuetta bella grossa, il braccialetto che vediamo nel trailer al polso di Ellie, 6 spille, una litografia, 5 adesivi, il solito artbook da 48 pagine, la colonna sonora in edizione digitale, 6 avatar e il tema PS4. Facendo una piccola supposizione, questa edizione penso andrà a costare intorno ai 200€. Passando invece all'ultimo livello delle edizioni, abbiamo la Ellie Edition, che attualmente è stata annunciata solamente per gli Stati Uniti. E essenzialmente è la Collector Edition, che però contiene anche una riproduzione esatta dello zaino di Ellie, ovviamente tutto funzionante, e un vinile delle colonne sonore. In generale, in tutte queste edizioni avremo un bonus pre-order, ovvero l'aumento della capacità delle munizioni e alcuni crafting anticipati. Andiamo adesso a parlare però della trama di questo The Last of Us 2, perché tra tutti i trailer che sono stati pubblicati siamo riusciti bene o male a delineare una trama quasi precisa. Come abbiamo già visto nell'ultimo trailer e in quello precedente, in questo nuovo capitolo ci viene presentato un personaggio totalmente nuovo, ovvero quello di Dina, la compagna di Ellie. Ma le vere novità sono arrivate nell'ultimo trailer, a partire dal fatto che vediamo una scena in cui Dina è protagonista, il che ci fa pensare che forse potremmo anche vestire i suoi panni all'inizio del gioco, per non parlare poi della scena in cui non vediamo direttamente ma ci viene fatto capire che Dina morirà. Durante una spedizione infatti Dina e Ellie si separeranno e mentre appunto Ellie andrà a cercarla si imbatterà in un cottage. Entrando nella cantina insanguinata di questo cottage troverà un gruppo di persone che appunto presumibilmente uccideranno Dina. Se andiamo poi a vedere le scene successive possiamo osservare che al polso Ellie terrà sempre il braccialetto di Dina. Il che ci fa pensare che il nucleo di questo gioco sia proprio la vendetta di Ellie nei confronti di questo gruppo. E che quindi a mio parere tutto il discorso degli infetti possa andare un po' in sottofondo e diciamo servire principalmente per qualche escamotage e la maggior parte per il gameplay. È interessante anche notare che nella scena in cui Dina e Ellie andranno a fare questa spedizione vediamo Ellie indossare una maschera, il che ci apre due alternative. O l'immunità di Ellie al Cordyceps è in qualche modo svanita, evento che potrebbe essere anche il motivo per il quale dopo tutti questi anni non è ancora stata trovata una cura, oppure che Ellie la voglia nascondere a questa nuova comunità all'interno di cui vive, magari per non diventare un bersaglio. Facendo un attimo un passo indietro e tornando al secondo trailer che è stato rilasciato, possiamo collegare due eventi ed andare a dare un nome al gruppo che appunto ucciderà Dina. Se vi ricordate infatti nel secondo trailer, quello in cui vediamo solo personaggi nuovi, i cui nomi che conosciamo sono Yara e Lev, uno di questi due personaggi viene rapito da un gruppo di fanatici apparentemente religiosi, che vengono poi chiamati dall'altro i demoni. A mio parere potrebbe quindi essere questo il gruppo che appunto andrà ad attaccare Ellie.
e contro il quale lei vorrà completare la sua vendetta. Ma andiamo a parlare ora dell'evento che sicuramente ha sconvolto di più tutti quanti quelli che hanno visto il trailer ieri sera, ovvero il ritorno di Joel. C'è da ricordare che, come avete visto all'inizio del video, il finale del primo capitolo non è stato certo uno dei migliori. Dopo aver intrapreso infatti il viaggio insieme ad Ellie per portarla appunto al centro di ricerca delle luci, in modo tale da poter trovare una cura ricavata dall'immunità di Ellie, Joel ha scoperto che per condurre gli esperimenti che servivano sarebbe stato necessario uccidere Ellie, e ha quindi deciso di non consegnarla alle luci e di mentirle, dicendo che lei non era l'unica immune, che ce ne erano tanti come lei appunto al centro di ricerca e che non ci fosse bisogno che anche lei si prestasse alle ricerche. In particolare appunto Ellie nell'ultima scena gli chiede di giurargli che tutto quello che gli ha detto sia vero. E Joel appunto non esita. C'è quindi da considerare l'evoluzione di questo rapporto che al momento del trailer sembra venire completamente evitato e che, considerando la differenza di tempo, dovrà essere già stato completato. Inoltre, considerando che nell'ultimo trailer vediamo anche Tommy, il fratello di Joel con cui Ellie è rimasta in buoni rapporti, le teorie che posso fare riguardo questo evento sono due. La prima è che Ellie e Joel abbiano tagliato i rapporti dopo che magari lei avesse scoperto la verità riguardo a quello che è successo e che magari arrabbiata appunto non abbia deciso di non vederlo più. La seconda, che verrei molto di più con un colpo di scena ma che spero non verrà attuata, è quella che Joel non sia altro che una visione. Pensateci, nel primo trailer che abbiamo visto, Joel arriva dopo che Ellie ha fatto una strage all'interno di una casa, emergendo quasi da uno sfondo luminoso, chiedendole cosa fosse successo. E già il fatto che sia arrivato a evento finito, un dubbio ce lo fa insinuare. Inoltre, l'apparizione del personaggio in questo ultimo trailer avviene in una scena in cui Ellie è palesemente in pericolo, e che ipoteticamente potremmo piazzare a metà del gioco o giù di lì. Mi viene un po' difficile pensare che Joel abbia potuto fare lo stesso viaggio di Ellie senza farsi scoprire né appunto dai demoni né da Ellie. E a questo punto, ragazzi, vi lascio con questa domanda. Siete d'accordo anche voi con la mia teoria che quindi Joel possa essere solamente una visione di Ellie? Oppure pensate e sperate che i due si riconcilino dopo magari un litigio passato? Fateci sapere tutte le vostre idee nei commenti. E detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, di tutte quelle che conoscete che non conoscete, lasciate tantissima. Seguiteci anche su Instagram e Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sulla descrizione, like, ed è bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.